Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, migliorare il dialogo tra pubblico e privato, rendere efficiente la maggiore autonomia dei musei. Sono le sfide a cui è chiamato il mondo dei beni culturali alla luce della rivoluzionaria riforma voluta dal ministro Dario Franceschini. Se ne è discusso al workshop organizzato dai Cavalieri del Lavoro a Firenze, nella biblioteca annessa agli Uffizi. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella. La sfida di un sistema fiscale che sia plasmato su un modello nuovo dove pubblico e privato non si fanno la guerra, non si guardano con diffidenza in cagnesco, ma collaborano con quella finalità unica, è una sfida che noi ancora dobbiamo vincere definitivamente. Ma avverte Carlon Brandon Strelke, curatore emeritus del Philadelphia Museum of Art. Nessun museo in America ha i conti in attivo, questo è proprio un mito. Né il museo a Philadelphia, né il Metropolitan a New York, né il MoMA, il Museum of Modern Art, neanche il ricchissimo Getty, il quale ha un debito di 89 milioni di dollari. Secondo il presidente della BNL, Luigi Abete, bisogna invece vedere a cosa servirà l'autonomia. La sfida è capire l'autonomia a che cosa servirà, se l'autonomia servirà, come io spero, a migliorare le risorse che i musei possono trattenere perché vengono corresponsabilizzati i risultati e quindi, come dire, aumentano di poco, di tanto, comunque di più di zero, non so se rendo l'idea, la risorsa, questo sarà un fatto positivo. A tirare le fila degli interventi il presidente nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato, convinto che il problema della cultura in Italia non sia un problema di soldi. I privati sono disponibili a mettere risorse e sempre e comunque sotto la tutela e il controllo dell'interesse pubblico, ma se c'è una governance adeguata di qualità che garantisca che le risorse spese ed investite vengano fatte, come dire, vengano destinate a progetti di qualità e mantenuti nel tempo da professionisti in un quadro di governance trasparente di rigore internazionale.